Signori miei, bentornati su Silent Hill 2. Dobbiamo continuare l'esplorazione dell'ospedale con la nostra guardia del corpo. Vi rendete conto? Adesso c'è lei, c'è Maria. Allora, in pratica, avevamo già controllato in realtà un po' tutto. C'era quella cassaforte che è chiusa, cioè cassaforte, c'è un lucchetto ed è chiuso. Qui l'abbiamo già controllato ed è chiuso, quindi dobbiamo continuare verso dove eravamo prima. Però prima di procedere anche qua, figuriamoci, prima di andare al piano di sopra, direi di provare di qua, prova a vedere come fa andare. Dobbiamo continuare a guardare qui, tanto tutto è chiuso. Ecco, guarda. Non tutto è chiuso, l'ascensore non va. Figurati. Probabilmente funzionerà nell'alta dimensione, non lo so. Madonna mia. Non va niente qua. Niente. Niente. Ma dai. Scusa però. Qua semplicemente. Zack. Cosa è stato? Probabilmente la bambina che è caduta al piano di sopra. Oh yeah. Comunque sì, un povero menomato mi ha detto che praticamente nella boss fight con Pyramid Head dovevo semplicemente schivare ed evitarlo, ma chi se ne frega. Volevo sparargli. Le ho scritto in modo che tu possa finalmente ricordarlo. Quando sarai all'ingresso dai un'occhiata in giro, ricorda. Infermieri, medici, alberi. Ok. Infermieri, medici, alberi. Che volevo dire? Sarà un indizio della combinazione? Infermieri, medici, alberi? Possibile? Est possible? Guarda, non va, vabbè. Infermieri, medici, alberi. Probabile, eh? So che non posso tornare fuori. Infermieri, medici, alberi. Anche perché c'erano questi che me li fa controllare. No, questo no. Infermieri, medici, alberi. Potrebbe essere, raga, eh. Quattro alberi. Aspetta che magari lo risolviamo ancora prima di spostarci. Sono, allora, quattro alberi. You looking for something in these photos? Sì. Quindi sono 7, 4, 2, probabilmente. Proviamo. Vediamo. 7, 4, no, proviamo un'altra cifra. 4, 7, 2. 7. Hola, vedi? Tanta roba. Looking for? Sì. Basement. Sono interrato. Of course. Ah, non è stato complicato. Quella nota però mi ha indirizzato nella retta via. Basement. Questa è la sudoing, quindi non è qua. Basement. Non so. This place feels so empty. More than Inner. the other places we've been. No. Infatti sto sbagliando, fai vedere ancora la mappa. Ok. Infermieri, vedi, l'ha scritto anche lì, infermieri, medici, alberi. Come promemoria. Ok. Forse o dalle scale. Non mi ricordo se c'erano altre porte, ma dalle scale probabilmente. Seminterrato lo raggiungi da lì. Sì. Ma giusto per curiosità, no? Perché io poi qua su non ho esplorato, ecco. Ma noi qua sopra possiamo andare o è chiuso? Furba la bambina, riesce anche a chiudere le porte. Ma com'è possibile? Oh, magari era un'infermiera lei. Non lo so. Com'è possibile? Ha chiuso la porta. Maledetta. C'è qualcosa qui, vero? Ecco. Zuzzurellone. Comunque c'è un casino di proiettili, raga. Madonna.
Aspetta un secondo. Oddio, no, perché c'era una roba in mezzo e non ho visto manco quanti colpi ho. Ok. È buono. Very good. Andiamo, donna. Ok. Non muovo il seminterrato. Sì, vai, vai per i cavoli tuoi, vai. Fai, donna. Neanche qui funziona. Ok, l'atmosfera inizia a diventare un po' più lugubre. Ma è sempre tastabile. Quando invece si passa all'altro mondo è un po' più... No, stavo un sacco di proiettili. Per la pistola. Per l'atmosfera. Io comunque non corro, raga, dobbiamo godercela. Hola. Sì, perché ha preso il mano il... Vabbè. Vabbè, bisogna metterci... A meno che tu non pisci benzina, Maria la vedo difficile, dobbiamo andare a cercarne. Ho visto qualcosa lì in fondo. Maledizione. Ok. E qui che c'è? Aha. Gesù Maria, cos'è questa cosa? Carogna. Mi ha fatto cagare. Mi ha fatto cagare, raga. Io ero intento a guardare questo. 13. Ne ho ben 13. Gesù, Gesù, Gesù! Oh, ma vaffa... Oh, guarda che sono infami, Vai a picchiare Maria. Dai, io già ho festeggiato. Ne ho 13, ecco, ne ho 12. Che poi il problema è che queste carogne non suonano alla radio, non si sente perché... Si nascondono dietro i muri e non fanno rumore. Non si attiva la radio. Quindi mi prendono di sorpresa queste carogne. Guarda! Guarda! Ecco. Ecco, volevo giusto spararli. Anche perché ci sono trofei, bisogna sparare ai nemici. Sì, c'è il trofeo di sparare ai nemici. Tanica di carburante vuota, la grande. Vai così. Quindi devo sparare a qualche nemico ogni tanto. Ok, proviamo a verificare qua. Niente sorprese. Oh. Cosa da ricoprire? Candeggina, detersivo bilbucato, amido, lenzuola bianche. La quantità di candeggina che usate sfida è ridicola. Non mi pare che le lenzuole siano diventate più pulite. Non farò domande, basta che la smettiate. Wow. Wow. E questo? C'è qualcosa qua in zona. Aspetta, fammi. Vabbè, primo controllo. Gesù! Ma vedi che era una puttana? Sono cagato. Ma non posso andare avanti così. Cioè, era mimetizzata benissimo. E chi l'ha vista? Ah, oh, madonna mia. Altra bevandina. Questo non riesce mai a guarire perfettamente con la bevandina. Qui è chiuso. Figurati quanto è aperto. Gesù, eccolo vita! No! No, guarda che roba! Guarda che roba! Guarda che roba! Mai giocare quando si appena svegli, ecco, guarda come... Oh, ma porco giù! Ma è Tyson! Non mi rompo i coglioni! Almeno mi faccio una siringa, sono guarito completamente. Ma si può! Ma si può farsi fregare! E poi per nulla! Per il nulla! Ok. Mi ho aperto dall'altro lato. Ah. Cos'è stato?
Ancora! Ma perché si resuscita? Perché? Perché? Perché resuscita? Perché resuscita? Ti mancava il mio 42! Oh! Madonna! Quindi, noi prendiamo praticamente il coso, questo. Lo spostare sicuramente nell'altra stanza, perché la porta è bloccata. Mary, levati. Mary, Maria, non lo so. Ok. Vado io. Ehi. Dove sta andando? Don't worry. I'll be right back. Ti conviene? Vabbè, abbiamo recuperato la siringa utilizzata. Qua c'è il coso per mettere la benza, fatemi controllare che non ci sono cose extra, prima apro. La mappa. L'ospedale di Brookhaven, 1932. Un po' rovinato. Oh madonna, come c'è entrato? Di testa? Tipo un toro. Di carburante pieno. Andiamo, donna. Ecco qua, c'è qualcuno. Lasciamo il furbo e andiamo di qua. Furbi. Come una parola grossa. Qua chiuso. Dove devo andare alla tanica? Ah, ecco. Vedi? Che suona però? Cioè, svibracchia, perché? C'è la radio che mi dà problemi. Come mai? Però non pare sia nessuno. Attenta! Carogna. Vogliono prendere il trofeo. Cioè, il trofeo tipo di uccidere tot nemici con la pistola. Non me ne mancavano tanti. Non è. Oh madonna. Che bel culetto. Aiuto! Lasciato la striscia di sangue, che figata. Mi è mancato. Sbaglio, sono aperta questa porta. Attenzione. Questa porta l'ha chiusa prima. Oh yeah, altre munizioni. Perfetto, vamos. Siamo almeno uno, andiamo all'uno. Però all'uno in realtà non è giusto, scusami. Perché il piano 1 lo c'eravamo prima. Quindi risbuchiamo dove c'era appunto la cassaforte, proprio così. Come vedete, se è giusto. No. Oh sì. Sì. Però sembrava lo stesso posto. Vabbè, rientriamo. Pardon moi. Dobbiamo andare al 2. Che figo che tipo le punte da torce. Ecco. Guarda. Guarda. Dai, smesso.
Cosa ho visto? Maria? Brutti ricordi, perché anche lì aveva una finestra rotta. Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Quale sbori? Maybe you should rest. Yeah. Okay. Back as soon as I can. James? I wanted to ask you. Oh dear. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Back soon, okay? Oh. Sono venute le crisi adesso. Mary, stai meglio adesso, possiamo andare. Sorry, I just need a moment. Va bene. Oh Gesù. Oh Gesù, il buio. Stai bene? I'm alright. I'm just tired. Questo materasso è lercio, madonna mia. Vabbè. Quando le cose si fanno interessanti, le molla. Prendi cura delle cose importanti. Adesso ci pensiamo a una ricetta di cura palliative di Tuluk. Ok, quindi noi siamo qui. C'è un po' di temporale. La giusta atmosfera per esplorare questo buco di ospedale. Sono tentatissimo dal salvare, cosa che farò? Olè. Ora, continuiamo l'esplorazione. Pistola alla mano. Ovviamente l'obiettivo, noi siamo venuti qua solo esclusivamente per il fucile a pompa, raga. Non c'è altra motivazione. Voi penserete, ah ma la bambina... No, no, no. Niente, la bambina, no, no, chi se ne frega, solo il fucile a pompa. Poi la bambina che se ne vada a fanculo se vuole giocare a nascondino con i mostri. A proposito di giocare a nascondino, il 18 ottobre, credo sia sì, dovrebbe uscire, salvo che non venga rinviato. Ah, ecco perché ha chiuso la porta. Dovrebbe uscire A Quiet Place, titolo che ovviamente porterò, quindi... Siate pronti, non so se però allora avrò già finito Silent Hill, credo di sì. Ma ovviamente non mollo Silent Hill perché voglio continuare a provare, cioè voglio ottenere gli altri finali, ecco. Non so cosa dovrò fare per ottenerli, ma mi ci impegnerò, raga. Voglio portarvelo al completo. Poi ovviamente per i cavoli miei cercherò di platinarlo perché non so quanto sarà difficoltoso. Mannaggia. Comunque, ma qui c'è la Mary, no? Fa vedere. Ok, dietro abbiamo lasciato... Ah no, è più avanti la Mary. Dietro è a posto. Okay. Vediamo qua. Ma perché è così importante quella bambina? Guarda quella cosa lì in fondo. Arrivo da qua. Oh no. Oh ma guarda. Oh madonna. Le infermiere.
Queste sono armate. Queste sono armate. Madonna. Micchia. Oh madonna, ma queste subiscono di danni, altro che va. Guarda, parano anche i colpi. Ma scusate, ma quanti colpi subisce? Ma raga, guarda, l'ho massacrata. Madonna. Raga, le ho dato almeno una decina di colpi. Questo è male, se sono più di uno mi sa che userò altre armi. Il tubo di piombo non è più efficace. Cioè, ma scherzi. Madonna. Allora, o era la prima, così giusto per fare scena, e le altre magari hanno livello di vita minore, non lo so. Che dice qua? Il codice è stato ripristinato come concordato durante l'incontro di ieri nella sala d'attesa. Come ho detto, non voglio che nessuno lo scriva su dei foglietti, per farlo trovare. Comportatevi da persone responsabili. Mo si era scritto dietro il foglietto. Avrebbe fatto ridere sta cosa. Aspetta un attimo. Qui. Ok, ci sono diverse strade. Ma qui che c'è? Cosa c'è bloccato qua? L'ascensore è bloccato. Pensavo ci fosse qualcosa in mezzo, no? Ma dai. Sì, il codice sarà 1111. 777. Ok, bene. Non si sa il codice. Detto questo, l'unica zona che dobbiamo controllare è questa adesso, da qui in poi. Sceso. Perché c'è sto soundtrack stranissima di un respiro sottofondo, come se respirasse attraverso una maschera antigas. Che impressione. Vedi, non so cosa sto sbloccando in queste situazioni così quando succede, no? Non lo so qua se sono ricordi, non lo so. Ancora non ho avuto risposta. Oh Jesus Christ. Dove andiamo prima? Direi di qui, perché sennò c'è la porta chiusa più le docce. Hello? Oh my god. Questo che dice? Intervista a un paziente. Ok. Ricordo che ero in acqua, mi sentivo vuoto e poi ho sentito lui che mi fissava, era vicino, molto vicino. Dovevo uscire, dovevo scappare, ma lui mi seguiva, continuava a fissarmi, così l'ho fatto smettere. Ora mi sento di nuovo vuoto. Possiamo tornare in piscina? Vabbè, potevo mettermi un codice. The creepiness. Bellissima intervista. Ecco. Madonna. E questi sono più semplici da tirare giù. What? Non me lo fa prendere. Vediamo. Ok, le docce portano a... Gesù! Ma mi fa impressione come escono di colpo. Carogna. Ancora. Bevi sta cazzo di bevanda. La prossima dove è nascosto però? Oddio, ma era qua dietro? No. Ah, Gesù! Schifo! Non si deve fucile a pompa, alla grande. Alla grande. Anche qua è chiuso, ottimo. Aspetta. Oh, adesso è aperto. Oh, ma ciao. Siamo sbucati. Ah, siamo sbucati nella zona del tastierino. Okay. Però è come se ci fossimo creati un
una piccola, sì, una piccola scorciatoia. Allora, oltre a questo non c'è qua, questo molto bizzarro questo quadro qui, figurati. Ok, non c'è altro. Vi ho spaccato tutto. Le docce, ma non c'è niente. La saponetta la facciamo raccogliere a Pino. Chi se ne frega. Di qui. Allora, dobbiamo andare dritti. Qui c'è l'ufficio del direttore, tipo. Però possiamo anche evitare al momento. Ho proprio un tempo. Gesù, mi sono... No, sapete che vi dico? Questi cretini qua, io li voglio sparare, del dottoressa, perché sono tosto. Questi si vede veramente proiettili. Cioè, serve praticamente un caricatore quasi completo. Per seccarle. Mi fa piacere che le abbiano rese difficile da tirare giù, tanta roba. Se sono tutti semplici li ammazzi tutti con due colpetti, voglio dire, non è che sia proprio il massimo. Invece così rischi. Se vuoi il corpo a corpo va bene, ma te la rischi. Cos'è qua? Si sblocca. Ok, ci troviamo sempre nella zona principale. The Cured. Altro non c'è. Ok, no, di lì c'è le cose del direttore. Lì c'è quello. Qua è bloccato. Qui. Top atmosfera. Per ora. È quello più creepy probabilmente. Questo livello è il più creepy. Non c'è nient'altro di interessante. Riposa in pace, dottoressa. Credo che ce ne sia un altro. O è nascosto. Qui? Che è bene. Munitions! Ma già facciamo un bel pieno di munizioni, eh? Ah! Come tanta gente che veniva legata. Per bene. Beh, era un ex ospedale psichiatrico questo, no? What? Spaccagli! Spaccale sta testa! È un tocco di classe sta cosa. Cioè, sono questi tipo possono resuscitare. Ok. Guarda, no, guarda. Qua, what? Vedi porta qua, con la chiave. Questo? Il pupazzo della pampina. È uno spillo. Un amo. Andiamo a pescare. Che è? Uno spillo. Ago piegato. Ok. Oh, amore mio, amore mio. Grande. E il fucile a pompa invece come lo so. Ah. Ma scusate, in tutto questo io ho solo 8 colpi della doppietta. Come è possibile? Non ne avevo preso di più. Mi sembrava che avrei preso di più di colpi. Vabbè, ovviamente la doppietta la lascio solo esclusivamente per i boss. Mentre per questi cretini così in zona posso usare anche la pistola. Almeno per le dottoresse. Quelle sono veramente toste. Troppi colpi prendono e poi... Madonna.
Ti è piaciuto? E in più per essere sicuro. Vedere. Ok, io ho saltato l'ufficio del direttore, non vorrei dire. Però prima di prendere scalinata roba così poi lo testiamo. Sono sicuro che. Insomma, mi sento che è chiuso. Ce la fai uscire? Sciocca. Ah! Madonna, oh merda! Carica James! Okay. Ok. Dove eravamo? Vediamo qui cosa c'è di bello. Ma what? Cassetto? What? Vabbè, non è sempre Pasqua. Chiave della stanza L1. Non mi ricordo manco dove l'ho vista la stanza L1. Ma dai, ma. Questo però è uno scam. Scam totale. È tutto così creepy. Mi piace. Vedere. Ah, ecco la stanza lì uno, quella più sotto. Qui c'è la sala trattamenti da controllare. Qui però non c'è altro, tipo la sala ristoro, ma di ristoro c'era veramente poco qua. Ah, bella. Ah, ok, tipo di qua dovremmo poter scendere e cambiare piano. Qua la sblocco. Top. E poi c'è la stanza L1. Che è chiusa. Però dobbiamo fare il giro. Sapete cosa? Andiamo a vedere la stanza del direttore. Io l'ho saltata lì perché pensavo partisse una scena. Madonna, però. Oh, bene, sono due. Bene, dobbiamo aprire una porta, sapete? Carogne. Pare abbiano aperto una porta o no? Sì, questo prima non l'ho controllato mica. Era chiuso. Bene, si è chiusa anche la porta. Ah, ok. No, per il resto non c'è altre munizioni che mi fanno sempre comodo. E altro non c'è. Allora, dove eravamo noi? Devo controllare la stanza del direttore. Che è questa qui. E io scommetto quello che volete che è chiuso. Non era chiuso. Fortuna che non ho detto cosa scommettevo, sennò mi siete privato di tutto. Lobotomia incoming, perché pazzo. C'è una chiave. Cos'è questa roba qua? Sono dei braccialetti, non so cosa siano. Non lo so. Oh madonna. Un altro leggerissimo enigma. Eh.
vedi, qua manca qualcosa, quindi a prescindere ci servirà il bottone mancante. Teniamo conto qual è la stanza. I cassetti belli che sigillati, chiaramente. Paziente. Ok, attenzione, trasferita all'L1. Forte ansia costante. I sintomi sono intensificati se si sono sfociati in paranoia conclamata, allucinazioni visive. Raccomandate di aumentare i farmaci. Non può essere lasciata sola a trasferire L1 per la sorveglianza più stretta. Ok. Dietro? Nessuna nota. This one? Perché segna? Allora, paziente 250, sintomi scatti di violenza improvvisa, allucinazioni visive e uditive. Terapia l'autodepennato. Raccomandazione di proseguire con la terapia in corso. L'acqua ha un effetto calmante. L'aveva. Aveva un effetto calmante l'acqua. Perché l'altro l'ha segnato? Però che strano. Allucinazione sensoriale, insonnia, rifiuto cibo e acqua. Alimentazione, idratazione forzata, bagno necessario da effettuare un salto trattamenti. Ok. E anche questo l'ha segnato. Bizzarro. Sarà parte dell'enigma? Manage. Vabbè, salvo. Ok, noi qua abbiamo concluso il da farsi. Questo è tutto e due senza soluzione, sostanzialmente. Dobbiamo andare semplicemente alla stanza L1 a vedere che gioia ci regala. Ma questo si rialza. No, ecco. Anche perché l'ho massacrata per bene. Cioè, è già creepy così, immaginatevi. Quando entra nella fase... cambia tipo... andiamo nell'altro mondo, no? Nell'altra dimensione, come la chiamo io. Diventa ancora più creepy. Oh, madonna, che è stato un letto vecchio. È lercio. Ok, dobbiamo passare di lì. Non c'è altro. Lì c'è però un po'... cosa succede? Cos'è il trumore? Oh madonna! Si è aperto una porta, è uscito qualcosa, che schifo, creepy, creepy, creepy. Cosa diavolo era? Sentivo sgambettare. Immaginavo per qua si poteva aprire la roba. Non so cos'era, raga, non mi piace. Io mi dico, no, ma cazzo, potevi buttarla quella lettera che hai ricevuto? Un culo, Mary, voglio dire. Bene. Che dici? Oggi hanno portato la ragazza, non ha fiatato, poverina. Se ne sta lì con la testa tra le mani, tremante e piagnucolante. L'ho fatta sedere nel letto all'angolo e sembra che sia un po' calmata. Credo mi abbia persino sorriso. Ok. Spero che la paziente non fosse dentro questa stanza, sia fuggita. Altrimenti è un problemino. Anche perché questa stanza è inutile, no? Sono venuto qui per cosa? Anche se non so, proprio piccolina questa stanza. Oh, bene, bene. Madonna mia. Sbuca. Oh Gesù Cristo. Ma sono gambo o sono tubi quelli? Gesù. Erano delle bellissime gambe depilate. O forse no. Ma ti dico una cosa. Io se mi ritrovo ad affrontarti ti faccio pelo contro pelo, lo capisci? Dobbiamo andarci per forza. Gesù! Ma mai nella vita la farei una cosa del genere? Ma voi la fareste? Cioè, dai! Pazzo squinternato! No!
è frenato di faccia, sei diventato un Carlino probabilmente. James, maledizione. Chiama Maria, vediamo se ti sente. Merda, mi sono dimenticato una cosa, ecco perché ho scrivato così. In tutto questo non ho esaminato le scale. Fuck, perché non ho esaminato le scale? Forse siamo... Sì, vabbè, le scale da solo lì, non è che mi sono perso chissà cosa. Quanti piani ha sto ospedale? Troppa calma. Perché non mi aiutano? Perché mi tengono qui dentro con lui? Lui chi? Fatemi uscire, fatemi uscire, fatemi uscire. Lui chi? Ok, la macchina da scrivere di Resident Evil. Beh, 14 bevande salutari, eh? Potrei andare a fondo poi. Ah! È il bracciale di... che tocca mettere attorno alla mano, no? Che è successo? Gesù! Così. Devo smettere, raga. Allora per questi devo massacrarli e basta, se no è la fine. La fine dei miei proiettili, anche perché se ne trovo sempre a pacchetti da tre, voglio dire, non è che ho così tante munizioni da permettermi di fare lo spavaldo. Ah, ma siamo tornati al piano... Ah. Cambiata l'atmosfera, se è notte. Vabbè, questa roba era... Sì, abbiamo già esaminato... Abbiamo esaminato tutto, in realtà. Ma non ho chiavi. No, c'ho solo il braccialetto. Ok, fammi vedere. Quindi, le porte sono chiuse. Dovrei andare. Dovrei prendere nuovamente le scale e salire. Possiamo, volendo, può tornare da Mary, vedere come sta. Cioè, comunque, nelle zone già esaminate, una corsettina joking me la faccio. Le zone non esaminate me la prendo un po' più con calma. Possiamo andare a vedere come sta la Mary? No, non è qui la Mary. What? Ah, è più avanti, è la C5. Come stai Mary? Ah, ok. Hey. Any luck finding Laura? Not yet. How are you holding up? I'll be okay. Just need a bit more rest. Hey, vabbè. Cioè. James. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Yeah. Mi aspetto un trofeo. Get some rest. Back soon. Almeno potevamo darle un cuscino. Ok. Va bene. In tutto ciò però, no? L'unica cosa che mi rimane da fare. Cioè, vabbè, la mano gli possiamo mettere tranquillamente quel coso. E va bene. Possiamo mettere il bracciale, fine. Ma poi ci rimangono le scale da controllare. Ok. Vado a vedere.
Io direi di andare. Allora, vedete, tutte le stanze le ho controllate praticamente. Tutte. Tutte. Sono quelle chiuse e via. L'unica cosa che manca sono le scale. È molto probabile che dobbiamo andare, allora, al terzo piano. Probabilmente. No, 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 no. Cioè, io l'avrei già buttata dentro i rifiuti. Col cavolo, vedetelo lì. L'ascensore mi dà i nervi. Ah, e queste sono le scale, vedete? Però magari da qua sotto dove sbuchiamo? Nulla perché è bloccato. Però, Zack, si poteva scendere ancora più sotto. Madonna. Saliamo più su. Oh. Altri disegni di Laura. Quindi dove siamo? Ecco, vedi il terzo piano. Mi immaginavo dove andare al terzo piano. Sento la pampina. Hey, are you okay? Go away! Don't be afraid, I just want to talk. Madonna, ma che fossimo un pedofilo. Allora. Terzo piano, eh? Invece come lui prende già l'arma in mano quando sente rumori. Non so se riesco a affrontarla senza farmi colpire. Ma vedi che parla la stronza? Ma l'ho schivato! No! Ma vedi che no. Allora, è fattibile, eh. Ma si risolve meglio con quei riproiettili ben piazzati. Poi di bevamba. Anche perché farsi massacrare da così tanto un'infermiera. Ah, che diavolo. Ora, tornando a noi, vediamo un attimino. Lì vabbè, sono le scale, sala idroterapia, ce l'abbiamo alle spalle. Ovviamente è chiuso. Ovviamente. Ammo. Ammo. Non dice salvataggio. Vedere. Ok, lì a fianco sono le scale. Dobbiamo andare sicuramente nella stanza qua a fianco. Troveremo un'altra chiave. Che palle. Oh. Cioè, possiamo salire anche più su. Bellissimo. C'è un quarto piano, quindi. Aspetta, 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 aspetta. Guarda, che vigliacca, eh! Ah, va a culo! Ho finito lo spazio! Ah, avrei voluto vedere la testa esplodere, così eravamo sicuri che non si rialzava. Manco per sbaglio. Siamo a macchina da scrivere, aspettate. Ah, ma guarda, zero. Come piace a noi. Paziente 1 è stato trasferito per essere tenuto in osservazione, malnutrito, respiro debole e evita il contatto visivo, si agita in presenza del personale. Diventa irrequieto se qualcuno lo tocca. Giorno 2, il paziente rifiuta gli alimenti solidi. È necessaria l'alimentazione forzata nasogastrica, somministrati antagonisti della serotonina per ridurre nausea e vomito. Paziente immobilizzato per il bagno ed essere nutrito, preparare la sala a trattamenti di conseguenza. Malnutrizione peggiorata, carenza di ossigeno e sospetto autolesionismo. Possibile confermare. Quarto giorno, giorno 4, un brutto presente. Morto. Potrebbe essere impiccato. No, non avere una vale forza. Ma chissà cosa è successo.
Non lo sapremo al momento. Non lo sapremo. Qua è chiuso, ma... Tacca, tacca! Ma questa cosa di... Oh! In... Occhio... Reparto interno. Sì. Era sotto, però. The creepiness. Dottor Hendrix, abbiamo inviato le radiografie che aveva richiesto. Tutto sembra tuttavia che la scheda fosse incompleta, in quanto una delle immagini risultava introvabile. Manderemo qualcuno, appena la troveremo, e faccio sapere se ha bisogno di qualcos'altro. Il codice di cui ha bisogno è... Oh, madonna. Ah. Ok. Ma non si può ruotare? Ah sì che si può ruotare. Sembra abbastanza semplice. Non è vero. Aspetta. Così. Così. Ok, devo mettere la mia. Bacino. Bacino. Ma mi sa che ne mancano però. Ola! Quelli però segna vecchia frattura, ma ne manca qualcuna. Ne manca ancora una. Sicuramente la troveremo da qualche altra parte. Credo sia il codice di quella roba che c'era di sotto. Ma togliete, è quello, ne sono sicuro. Ma non scommetto però. Perché potrei sbagliarmi. Ma l'unica cosa che mi viene in mente è quello, appunto. Vabbè, abbiamo... Sì. La chiave, dobbiamo continuare a controllare questo piano. Vedi, il D1. Il D1 era quello... Qua chiuso? Ma no, è aperto. È aperto. Ecco qua. Sì, grazie. Mi ha dato un suggerimento, ma non mi ha detto dove fermarmi con le cifre, no? Aspetta, che poi in realtà si può fare così. Fino a che non scatta, ma ci vuole una vita. Ok. Basta, ragazzi. Cioè, semplicemente devo cambiare piano. Però, volendo, possiamo provare a salire di sopra. Per vedere se si può andare. Ma probabilmente no. Mamma, guarda un po'. Dobbiamo scendere di sotto, raga. Dobbiamo andare al reparto interno. Dobbiamo andare al reparto interno. Vediamo se riusciamo a trovare la radiografia o qualcos'altro. Fammi vedere la mappa. No, è ancora più sotto. Però se scendiamo sotto in realtà è chiuso da qua. Quindi dobbiamo sì, prendere le altre scalinate. Fammi vedere dove sono. Allora entro lì. Ok, vado qui, vado dritto. Comunque i livelli, vabbè, un pochettino durano un po' di più con me, raga, perché come vedete sono scrupoloso. Metto qualcuno. Ce n'è un'altra! Ma sto sfidando! Cos'è quel rumore? C'è un'altra pure? Oddio, fa... Che succede? Questo è il capo reparto, donna. Via. Vai passare. Ma che succede? È intercambiabile. Ah no, c'è un'altra ancora. Carogna. Oh madonna. Che rumore fai?
Figliacca. Dov'è l'amichetta a gambette? Guarda che sono carogne, guarda che si div... Aspetta. Si nascondono bene ste merde, eh. Sembra una sedia. Figliacca. Cos'è questa? Almeno lei c'era. Foto numero 18. Ma... Vedi la fregatura qual è? È come vi avevo detto io. Quando... c'erano queste foto... No, che ve l'avevo detta sta roba. Che vi possono... Queste foto magari le trovate ripassando in zone che prima erano chiuse. Perché questa porta prima era chiusa. Però adesso è aperta e guarda un po', c'è una fotografia. Che vabbè, non è indispensabile nel fine del gioco, però magari possiamo anche, questo non lo so, potremmo anche ottenere un altro finale con sta roba, eh? Quindi bisogna stare attenti. Magari avere tutte le foto potrebbe portare a un differente finale, chi lo sa. Ok, siamo al piano interno. Oh, madonna mia. Aspetta, aspetta, aspetta. È forte, eh? Forte, Montana. Donna forte lì. E che non sei neanche sola. Ma orco giù, fra questa che vomita, questa che massacra così. Bravo, vomitaci sopra. Madonna! Te! Diventate poltiglia! Oh, madonna mia! Ma sono cavato bene. Doccia, niente doccia per noi. Altra sala ristoro. Che dice? Questo caso, un'inquietante somiglianza con un altro verificatosi nella struttura qualche anno fa. Il paziente era stato ricoverato su ordine del tribunale del previo consenso dei suoi parenti. Durante le prime settimane le sue condizioni sembravano migliorare. I farmaci somministrati congiuntamente a sessioni private con uno psicologo e l'arteterapia avevano attenuato l'abolizione, la denobia e il suo isolamento sociale. Non c'era motivo di preoccuparsi, non si erano nemmeno accorti che qualcosa non andasse, finché il guardiano notturno non ha fatto notare che una delle chiavi era scomparsa. Quando l'hanno trovato era già troppo tardi. Ah, ottimo. Quindi andava tutto bene all'inizio. Ok. Biglietto con combinazione. Problema. Ah, beh, sì, sicuramente con la combinazione del. Sì, ho già capito qual è. Riguardiamo meglio quando arriviamo lì. Altra bevandina. Altra bevandina. Qua non c'è altro. Qua si sblocca. Sì, tutto ciò dove mi sto infilando. Ah, ok. Abbiamo. C'è la. Ok, abbiamo creato praticamente un altro passaggio. No, qua no. Qua è tutto controllato. Qui non ho finito di controllare bene. Non ho visto la. Ah, oh, sì, no, non l'ho visto, l'ho visto. C'è una nota sul tavolo. Okay. Allora, da qui, raga. Porta a destra è chiusa. Andiamo sulla sinistra. Qui. Bellissimo vicolo cieco con la pianta marcia. Vabbè, ho 100 colpi per la pistola. Dai. Cioè, li sto usando, ma allo stesso tempo non li sto sprecando, ecco. Madonna mia. Farmacia. Questa. Cos'è sto rumore terribile?
Abbiamo il passaggio sbloccato al piano di sopra dove possiamo salvare. Quando tiene ancora la spranga in mano significa che è vivo. Maledetto. Ok. Tre colpi. Su 8-9 sparati. Oh Gesù Cristo, che schifo! Mi fa venire i brividi. Come mai questi babbalotoni qua? Antimuffa. Oddio mio, che schifo. Aspetta, dove sono nemici in zona? Guarda che dice questo. E nei muri, in profondità. L'antimuffa la manda via per un po', ma poi quella cosa che prende si dice che non entra lì dentro. Aspetta, aspetta! La sento vicino. Atang! Sentite, ce n'è ancora. Oh Gesù Maria. Aiuto! Aiuto, schiva! James! James! Ecco, guarda. Non potevo andare! Abbaduba! Ma vaffanculo, James! Così. Ma che diavolo! Bevandino! Troveremo qualcosa qui per... munizione! Dai, basta, non uso più proiettili. Ve lo giuro! Queste sono le cucine. Chissà cosa serve l'antimuffa. Ce l'hanno dato, ma... non mi ricordo di aver visto zone. Sono quelli babbalottoni? Per fortuna no. Dicevo. Dobbiamo entrare lì dentro, demolire tutto, se necessario sradicarla. Ok. Probabilmente si riferisce... a qualche piano più sotto? Chi lo sa. Quindi qui abbiamo controllato tutto. Che non voglio lasciarmi niente alle spalle. Qua tutto controllato. Oh, questo. Oh, non so. Forse non so, il menu della settimana per la colazione e altro. Thank you. Che comunque decisamente colpi li lascio da parte per il fucile a pompa. Si viene per il boss. Ok, di qua torniamo alla sala principale. Dietro però mi sono lasciato un po' di robe. Aspettate. Qua è chiuso. Qua c'è la skibidibidi toilet. Ok. Poi qua l'ho controllata la cucina. A destra c'è una porta, ma probabilmente è chiusa. Oh, ma guarda un po'. Oh. Cibo fa bene la salute mentale, sì. Frutta e verdura ricca di fibre, cibi integrali, grassi sani, tocco omega 3. No, merendine industriali, cereali raffinati, carne rossa. Ecco, qua non potevo metterci manco piatto. Cioè, non sarei sopravvissuto. Ecco perché si ammala, non gli date neanche un po' di carne rossa a questi poveri pazienti. Ma dai. Chiuso, a caso niente. Per sicurezza. Uno non fa mai male. Qua l'ho già controllato. Però, giusto per sicurezza. Poi, di lì ok, abbiamo controllato. Di lì è sbloccato. Ah, ecco, abbiamo mancato quella zona in realtà. La sala ricreativa abbiamo mancato. Ed è qui che sento il rumore strano del mio controller.
è un po' bizzarro. Qui abbiamo mancato la sala ricreativa. Andiamo. No, signora, ma cosa... Comunica. È comunicante. Aspetta. Nada. Molto bene. No. Thank you very much. Ok. Verifichiamo qua dentro. Bello. Si può sbloccare, very good. Ok. Oh, questo che c'è scritto. Un altro incidente con 0050. Uscito dalla piscina, ha cercato di scappare dal giardino. L'elfaro si è tagliato profondamente. Grazie a Dio era ancora lì. Era talmente impazzito. Urlava, gli inservienti lo tenevano fermo. Sono riuscito malapena a ricucirlo. Però la sostanza è sotto sedativi. Ah, la grande. Chissà chi è il pazzetto 0050. Perché sento questi rumori? Oh, Gesù. Oh Jesus. Che diavolo c'è lì? Forse un bracciale. Antimuffa e ago piegato non funzionano. Gesù. Ok, allora, volendo potrei uscire. No? Però dice lo scolo, grande che l'ha segnato. C'è la piscina, vabbè, mi sa che controlliamo la piscina, raga. Cioè, perché altro volevo andare a salvare e basta, ma... Cioè, che ci siamo, controlliamo la piscina. La piscina è tanto di questi stronzi, probabilmente. Guarda! 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 Carogna! Un altro è lì. Qui che c'è? Qui che c'è? Gesù! Sì, ma... Ma dai, ma dai! Fammi curare! Ti faccio pelle contro pelle, dai, Tyson! Madonna! Carogna! Spazio ristretto, raga! Non me l'aspettavo ci fosse! Grande. Gesù. La siringa che ho sprecato è quella che ho recuperato. Ma che è sto rumore? Ancora ce n'è. Eccolo. Vai, vai. Deve essere un altro. Porco Giuda! Mamma tua mamma puttana! Ma porca troia, ma che succede? Ma che cazzo? Ma chi è che mi sta massacrando? Stricitas di merda! Infame! Infame! Infame di un stricitas! Cazzone! Bravo, non ti vedo lì, Ta merda. L'edizione ti strecita. Comunque, dove eravamo? Ma scusa, è questa la piscina? No, io sono alla serra. Sono alla serra. Ok. Aspettate, prima di andare... Ecco, infatti, sto già mancando queste. Qui chiusa. Ma che si possono spaccare i vetri? No, per entrare diciamo ovviamente no. Sì, si è alzato il torri alto.
Cioè, ma perché si rialza? Perché avete preso abbastanza, volete fare il bis? Volete fare il bis, no, ma... Per sicurezza... Ok. Vediamo qua. Acceso. Munizioni. Ma forse è qua che dobbiamo mettere la multimuffa. Che schifo, guarda l'acqua. Che schifo. Altro che antimuffa. Ma che cazzo, ma non ho nulla io. Ma che schifo. Un triplo carpito ci starebbe. Gesù, un babbellotto! Oh. Immaginavo fosse un babbellotto. Immaginate sprecare i colpi di un fucile, del fucile a pompa contro uno dei babbellotti. Signora! Ma che cazzo, pensavo di questa distanza, guarda, è vigliacca questa cosa, eh. Oh, madonna mia. Questo... Oive. Tubo medico. Tubo medico... Che si possa combinare con questo? Sì. E con questo prendiamo... Quella roba che c'è lì. Giusto? Nello scolo, ecco, lo scuolo. La faccio al volo, dai. Sì. Sì, sì, sì. Cosa recuperi da lì? Sono curioso. Una chiave di cosa? Chiave di manutenzione. Probabilmente della piscina o non lo so onestamente. Però probabilmente potrebbe essere della piscina. Comunque sì, ragazzi, io spero che questo let's playone mega vi sia piaciuto di Silent Hill, perché è parecchio lungo. Noi ci vediamo con il prossimo, se ne volete altri come sempre lasciate un likeino e ci vedremo presto con la prossima parte. Ciao a tutti.